grazie per la presenza oggi, un saluto ovviamente ai colleghi ma anche agli amici russi. La conferenza stampa di oggi per presentare questa nuova iniziativa, anche la presenza di un consistente gruppo di turisti russi che sono in città, da qui a breve visiteranno gran parte della nostra regione, saremo portati tutte le province calabresi, qui con noi oltre al Presidente, il Direttore Generale del Dipartimento Turismo della Regione Pasquale Anastasi, anche la responsabile, il Direttore Generale della Tristan Tech, che è appunto l'agenzia che si è occupata in passato e si sta occupando anche di questa presenza di russi in Calabria, la dottoressa Barskirzeva, con di accanto alla traduttrice, per discutere appunto di questa nuova presenza di questi russi che passeranno il Capodanno in Calabria, a Reggio in particolare, e poi ovviamente visiteranno tanti centri della nostra regione. Sono presenti anche in questo gruppo di russi anche dei giornalisti che appunto realizzeranno anche un reportage sulla nostra regione, sulle bellezze storiche, artistiche e culturali della nostra Calabria. Direttore Presidente. Sì, brevissimamente intanto grazie per la presenza, e oggi presentiamo, diciamo così, un seguito delle iniziative che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni per cercare ovviamente di far conoscere e apprezzare le nostre città e il nostro territorio. Noi abbiamo in questi ultimi due anni, diciamo così, forse anche in quest'ultima stagione, in maniera particolare avviato un rapporto con la Trist, che qua è rappresentata da Katia, si rende più semplice citare, che appunto ci ha consentito questo rapporto con la Trist di mettere in campo una strategia e una collaborazione tesa ovviamente a portare in Calabria turisti, flussi turisti russi. Lo abbiamo fatto quest'estate, ha funzionato, è andato abbastanza bene, i numeri sono estremamente confortanti, si erano dati in gennaio, quantomeno sulla presenza dei russi abbiamo dei dati che sono decisamente importanti sulla presenza in Calabria. E due mesi fa abbiamo iniziato a lavorare all'ipotesi di costruire una presenza anche nel periodo, diciamo, delle festività natalizie. Ma quindi l'idea è stata quella, messa in campo appunto da Katia, dalla madre Svetlana, in collaborazione ovviamente con Marin Tour, che sono appunto qui presenti, sia Valeria che Deborah Valente, che sono questa presenza. L'idea era quella di poter fare il Capodanno a Reggio Calabria, era un desiderio appunto del tour operator che ha pensato di fare questa iniziativa. Purtroppo non si è riusciti, si pensava di poter portare 150 persone a Reggio Calabria, non si è riusciti perché nei rapporti sia con l'Italia sia con altre compagnie aeree era elevato il costo, diciamo così, purtroppo del biglietto che doveva essere venduto, e si è riusciti attraverso ovviamente anche la nostra mediazione con l'Italia a trovare soltanto circa 50 posti. Questa sera arriveranno circa 50 russi, turisti russi, che verranno appunto a Reggio Calabria, staranno qui con alcuni giornalisti, faranno il Capodanno a Reggio Calabria, saranno quasi tutti ospiti del Regent Hotel, di un albergo reggino della costa, diciamo della costa a nord della città, e saranno a Reggio Calabria fino al 3 di gennaio, dopodiché faranno un giro di tour anche in Sicilia e ripartiranno sempre con l'Italia da Reggio Calabria. Purtroppo i posti erano limitati, non si è riusciti a trovare, diciamo così, ulteriore disponibilità, perché quando abbiamo contattato l'Italia vi erano soltanto questi pacchetti di 50 posti circa di disponibilità. Insieme a questa presenza ovviamente di questo
questo gruppo di russi che arriveranno grazie appunto a Katy e alla sua agenzia, c'è la presenza in città questa sera, arriveranno anche 45 circa turisti spagnoli che alloggeranno invece in centro città, credo per Celsior, questi 45 turisti spagnoli che sono il frutto di quella sinergia che noi abbiamo messo in campo insieme al turismo religioso, e che ha fruttato anche quest'altra presenza quando abbiamo fatto qualche settimana, qualche mese fa, la forza del turismo religioso, che ha fruttato quest'ulteriore presenza, diciamo così, questa ulteriore opportunità. E c'è un tour operator che si chiama Russia Tours di Barcellona, che appunto farà arrivare 44 spagnoli a Reggio Calabria. Quindi volevamo presentarla perché in un momento così, ovviamente così difficile per l'economia in generale, per i nostri territori, sapere che ci sono circa 100 persone che vengono, 50 dalla Spagna, 50 dalla Russia, per venire a fare il Capodanno, mi sembra che sia un bel segnale, anche perché non è il periodo estivo, prettamente estivo, è un periodo prettamente invernale, e c'è la coincidenza, perché noi avevamo anche lavorato in questa direzione nell'ipotesi di poter coinvolgere più persone possibile proprio in vista dell'apertura anche del museo. Oggi l'apertura del museo è una realtà e quindi abbiamo anche su questo si sono anticipati i tempi e c'è quindi anche l'opportunità, la possibilità di sfruttare questa occasione della riapertura anticipata del museo secondo i tempi che sono stati stabiliti a fine gennaio e poter sfruttare anche questa iniziativa. Credo di poter dire adesso entro nel merito, insomma, la presenza dei russi, che loro festeggeranno il Capodanno al Regent alle 21, perché alle 21 in Italia, a mezzanotte in Russia, e poi sono alla ricerca di un locale che magari li potrà ovviamente ospitare per la nostra mezzanotte italiana, per fare anche lì, insomma, poi insieme a tutti quanti noi la festa di fine anno. Quindi faranno due feste, quella delle 21 del Capodanno russo, diciamo così, e quella della mezzanotte in centro città. Saranno loro poi a scegliere e a indirizzare, insomma, sui locali che saranno disponibili a fare anche questo. È un segnale per dimostrare l'attenzione, la vivacità in questo momento, insomma, anche, dicevo, particolare di tour operator con i quali stiamo lavorando ormai da parecchio tempo, e dimostrare, insomma, questa grande affinità e questa grande sinergia, anche perché credo del 24 al 25, dal 25 al 29 di gennaio stiamo lavorando con un altro progetto insieme alla Trist, perché saremo, diciamo, in parte ospiti, diciamo così, organizza la Trist un evento di 5 giorni in Russia dove stiamo portando, selezionando delle imprese, tour operator, nostre, agenzie, albergatori per promuovere la Calabria. La Trist farà una mini fiera, diciamo così, una piccola fiera, invitando persone, interlocutori e tutta una serie di altre personalità in grado di ovviamente di confrontare con gli operatori calabresi la possibilità di mettere in campo tutta una serie di opportunità. Non ultima quella, diciamo, del campo immobiliare, perché loro hanno molti imprenditori russi che sono interessati anche a acquistare, o singole però agenzie che sono interessati ad acquistare anche, diciamo così, case nella nostra terra. Già lo fanno abbastanza bene nel Libonese, lo vogliono sviluppare anche in questa provincia, quindi c'è un'attenzione su tutto il territorio regionale. Queste, in sintesi, ovviamente i turisti arriveranno questa sera con l'ultimo volo, questi 45, quanti sono, insomma, i numeri precisamente adesso non so quanti numeri sono, che lei è... 40, ecco, questi 40 arriveranno questa sera con l'ultimo volo, i 44 che arriveranno da Barcellona, anche loro saranno, i 44 saranno... sono sull'ultimo volo insieme ovviamente al responsabile della Russia Tour che verrà anche lui, insomma, a Reggio Calabria. Quindi è un modo per dire che questo Capodanno sarà un Capodanno in cui avremo due mini gruppi che arrivano da due paesi diversi a festeggiare il Capodanno della nostra Calabria, quindi abbiamo scelto la città di Reggio Calabria. Sì. Direttore generale Anastasi.
brevemente per aggiungere che i gruppi sono gruppi di assaggio perché hanno una programmazione che va oltre il Capodanno, quindi la difficoltà era non solo quella del prezzo, ma soprattutto anche di reperire posti sul volo all'Italia che da Regione da Roma viene a Reggio Calabria, quasi 100 posti, 160 disponibili in un periodo difficile. Sia in Russia Torre sia anche in Russia hanno avuto questo tipo di difficoltà. È l'inizio di diversi tour in vasta stagione, a parte la programmazione estiva che arriverà e che dalle domande già pervenute, dai contatti avuti con la Valentour e con altri operatori russi, dovremmo andare al raddoppio, speriamo, se le cose rispetto ai programmi come sono state rispettate nella stagione 2013 e la stagione 2014, dovrebbe avere un raddoppio rispetto ai programmi presentati. E quindi i numeri sono questi, sono già ufficiali. Il Presidente ancora non li sapeva, ve li do, sono 98.000 presenze russe in tutta la regione, a fronte di 18.500 della stagione precedente. Sono state già dal nostro osservatorio rilevate, mancano due o tre alberghi ancora che devono comunicare per raggiungere la tipica somma di 100.000 presenze. Speriamo di raddoppiarla per la prossima, quindi l'attività va abbastanza bene, per non parlare poi di altre piccole realtà, di altri tour operatori russi che noi non conteggiamo, che è tipo quella che fa i bambini, che portano i bambini, eccetera, eccetera. Esatto, buon voyage, che vengono sempre con l'aereo di queste. Quindi ci sono diverse realtà della Russia. L'iniziativa del workshop di gennaio, non so se la facciamo a gennaio o a marzo, probabilmente la faremo a marzo dagli ultimi, con la MIT. Sì, lo faremo a marzo, in quanto porteremo un volo di tutti gli operatori, non solo della zona di Capo Vaticano di Reggio, ma di tutta la Calabria, che abbiamo avuto altri contatti con operatori che vogliono venire a questo evento di Mosca, che si presenta molto importante perché la Fiera di Mosca, la MIT rappresenta l'evento e la kermesse più importante di tutto il turismo della parte orientale europea. E quindi Polonia, Cecoslovacchia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacchia. E quindi concentreremo almeno 150 operatori calabresi lì, che si incontreranno con circa 300 operatori e agenzie di viaggio della Triste, e mi auguro anche di altre che si allargheranno. In concomitanza ci sarà anche una grossa iniziativa di comunicazione tra febbraio e marzo sui bronzi che stiamo preparando assieme alla nostra agenzia, che farà una comunicazione molto forte, non solo televisiva e radiofonica, ma anche sui mezzi pubblici in quelle aree per sollecitare l'arrivo di altri gruppi nella città di Reggio Calabria per i bronzi nel periodo non estivo. Ecco. Questi sono i programmi al momento che stiamo presentando. Più in là, poi man mano vi arriveranno altre situazioni. Avremo cura di comunicarla non solo alla stampa, ma anche sul sito della turiscalabria.it e gli operatori calabresi, dove pubblicheremo tutte le iniziative, tutte le tappe di questo lavoro che stiamo effettuando. Grazie. Tra l'altro aggiungo che diciamo gli amici della Valentour che in Russia c'è ampia pubblicità della Calabria, dei pacchetti calabresi, sta appunto ricevendo un grande successo. Volevo chiedere a Katia Barschierzeva l'esperienza dei russi in Calabria, se è stata positiva, e un commento anche su queste iniziative con la regione Calabria. Это был первый год, когда прилетели наши самолеты на Калабрию, и туристы у нас отдыхали как на Тиренском, так и на Ионийском море. Все были очень довольны, как бы клиентам понравился продукт Калабрии. В следующем году они хотели бы вернуться, и мы уже как бы делаем программу, цепочку чартерную на 2014 год, которая будет летать в Ла-Мацио Терме, и из Ла-Мацио Терме мы планируем продавать и Тиренское, и Ионийское море, и район Реджо-Калабрии.
Facciamo ridurre a Pippo Diano, visto che è Nuivi, e allora ho pensato che la tua quinta lingua fosse il professore. Il 2013 è andato molto bene, abbiamo cominciato questa iniziativa, abbiamo fatto i voli charter per la Calabria e tutti i nostri clienti sono rimasti molto contenti e questo è un senso positivo che quasi tutti vogliono ritornare. E noi abbiamo portato i turisti come sulla costa Tirrenio e anche sulla costa Ionio, e così vogliamo fare per la stagione prossima del 2014. Abbiamo programmato una catena di voli per l'anno 7M e vogliamo portare i turisti, abbiamo attenzione di portare tutti i clienti, i turisti russi per le due coste. Также мы в этом году, вот, благодаря президенту, попробовали сделать новогодние программы, тем самым делая как бы наше желание делать программы на Калабрии не только в летний сезон, но и в межсезонье. Поэтому сделали вот такую вот программу, которая называется «Новогодний тур в Калабрии». Конечно, было делать ее достаточно тяжело, потому что есть сложности с перелетами, но благодаря президенту Аль-Италии мы сделали такую программу. Допустим, завтра многие наши клиенты пойдут в музей бронзы Дериачи, чтобы посмотреть, потому что, как мы знаем, он открывается, и у наших клиентов есть такое желание посетить этот музей и посмотреть достопримечательности в Калабрии. Поэтому я надеюсь, что это будет не первый, не последний Новый год, который мы делаем в Калабрии, и мы будем стараться, если нам будут помогать, делать также и другие программы по Калабрии в межсезонье. E quest'anno abbiamo deciso, con l'aiuto da tutte le parti, l'aiuto del Presidente, l'aiuto direttore Alitalia, che abbiamo fatto questo Capodanno in Calabria. Questa è stata l'iniziativa, questa è la prima volta che abbiamo portato i clienti, che ci troviamo tutti qua. Ma noi speriamo che non solo per primo anno, in futuro la faremo, perché abbiamo questa intenzione di fare e non solo del periodo estivo, ma anche il periodo invernale festivo, che si può festeggiare, si può lavorare. E tutti i nostri clienti che sono venuti, i turisti, domani noi andiamo a visitare il museo che è stato aperto e vediamo i bronzi di Ace, che sono davvero i tesori della Calabria, e andiamo a visitare il centro e facciamo un giro turistico. Grazie. Bene, grazie ovviamente anche a Katia. Ci sono delle domande? Sì, ci sono domande da parte dei colleghi giornalisti. Vediamo forse se viene qualcosa. Un chiarimento soltanto, siccome i numeri sono incoraggianti, quelli riferiti dal dottor Anastasi, possiamo già almeno da adesso prefigurare, preconizzare una presenza, diciamo, potenziale rispetto ai numeri di quest'anno, di turisti che vengono dalla Russia? Io non vorrei espormi molto su questo, perché il Presidente mi dice continuamente vai cauto con i numeri, perché però dai contratti, dalle domande presentate e dai dati che ci dà l'aeroporto di Lamezia Terme, perché gran parte dei voli, lo sa Deborah, purtroppo vanno in quell'area, anche se stiamo lavorando per gli altri due scali, Crotone e Reggio Calabria. E la previsione, se vengono rispettati i programmi presentati sia da Triste e sia da Pegas, saranno circa 180 voli rispetto ai
agli 80 di quest'anno dei due tour operator. Quindi significa il raddoppio delle presenze rispetto all'anno precedente. Queste sono le previsioni rispetto a quelle presentate, non a promesse, già vi sono già gli operativi su queste. Le promesse sono già del capo, i prossimi voti sono già pieni. Possiamo sapere. Gli eventi che sono. Quali voti sono già pieni? 5 giugno e 20. Quindi abbiamo già. Dal 6 al 20 giugno abbiamo un festival per i bambini. Ci sono arrivi a settembre che sono già. Quindi Gadia ci conferma che già loro hanno 6 voli pieni della programmazione da, per l'estate. 6 di quelli previsti, quanti sono previsti? Noi comunque da maggio, iniziano a maggio e finiscono ad ottobre. 6 voli sono già pieni 6 mesi prima. Altre domande? Sì, la Mara Benius. Cos'è che ha attirato i russi, o comunque se c'è una cosa che li attira particolarmente della Calabria, a parte i bronzi, anche in altre località, non solo di Reggio? La prima cosa che piace questo è natura, il mare. Дальше это итальянская, даже можно сказать, калабрийская гостеприимство. Aspetto italiano, aspetto calabrese coloroso che aspettano che quando arrivano i nostri turisti. Li aspettano con molta accoglienza e molto buono. Sì, allora lo sentono come a casa, questo volevo dire. Дальше в Калабрии есть много достопримечательностей, которые, конечно же, мы привозим туристов не только для того, чтобы они купали, загорали, отдыхали. У нас есть большая обширная экскурсионная программа, то есть мы показываем и Пиццо, и Трапе, и Реджо ди Калабрии экскурсия, и в Шилу у нас есть экскурсии, и как бы заповедники, то есть и кротоны. То есть у нас обширная экскурсионная программа, и все это также является русской. Ovviamente non solo i clienti vanno al mare, noi abbiamo un programma ricco e culturale, perché facciamo l'escursione e portiamo gli Ascile, Reggio Calabria, Pizzò, Cratone. I clienti, i turisti mai stanno così fermi, sono sempre possono scegliere tra varie escursioni. Bene, altre domande? Per cui mi pare che bene. Grazie. E buon anno. Direttore Anastasi, ci dicevamo 40 russi, circa quasi 40 russi passeranno il capodanno a Reggio Calabria. Ci sono delle basi anche per la prossima stagione, insomma un punto di partenza. Ma si sta creando un circuito anche non estivo di iniziative culturali e religiose nella nostra regione. Sono circa 100 arrivi tra spagnoli e russi che arriveranno nella nostra città in serata, trascorreranno il capodanno per la prima volta nella storia, che scelgono un capodanno in Calabria, frutto di un lavoro che si sta svolgendo con assiduità, con serietà al Dipartimento, contattando tour operator e agenzie di viaggio locale che daranno assistenza a queste persone. Visiteranno non solo il museo di Reggio Calabria, ma un po' tutta la regione, e poi rientreranno e verranno altri gruppi di giornalisti e di tour operator che vedranno la possibilità di implementare ancora questi arrivi.
siamo soddisfatti di questo lavoro, riteniamo che Reggio Calabria possa ospitare ancora molto di più, le iniziative ci saranno, da febbraio in poi ci saranno novità che poi vi diremo in seguito. Grazie. Grazie. I nomi, Katia. Buon nipote, Babbo Natale. Cioè, è una cosa carina. Assomiglia a un rapido. Assomiglia. Come si dice buon anno in russo? Novogoda. Смотрите, вот здесь русские конфеты, шоколадки. Это Сан-Никола Русе, и не пота, и Сан-Никола, Снегурочка. Они фотографируют все.